adesso vi facciamo vedere come si fa a creare il panico in questa piazza, Piazza Brasca, attenzione, 5 secondi. E adesso per i nostri scoop, fra poco arriverà Gigi D'Alessio qua da Vittorio. Attenzione, preparatevi. Ragazzi, stiamo facendo lo scoop della serata. Gigi D'Alessio per voi, da Vittorio, fra 5 minuti, preparatevi. Oh, ciao! Buonasera. Allora, attenzione, abbiamo il gringo, come si chiama? Ergringo.it, che è pure il suo sito. Allora, io dico sempre che quelli che sono fuori dal festival sono i migliori. Ah, grande, grande. Che sei il più bel complimento che possa sentire. From Minnesota State, give it all your time. Ma grande, grande. Come on! Rody want a song time, Rody long song time for me. From Tennessee. Leandro e Salvatore. Salvatore, ciao, ciao a tutti. Ragazzi, ho trovato anch'io il mio sosia. Ciao Fernando. Ciao. Tu sei il sosia di Leandro Maggi, dimmi di sì così. Sì, 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 sicuramente. Lo salutiamo? Ciao. Aspettando che esca Hugh Grant. Non è andato via, te lo aspetto, te lo dico io. È entrato quando ha salutato. Sì, adesso deve uscire. Ho visto un ragazzo di su che non capiva bene il linguaggio, no? Quindi allora ha fatto, posso farmi una foto? Allora ho detto, vieni, fanculo a mamma. Gli ha detto, vieni, vaffanculo a tua madre. Attenzione, va bene, perché siete voi qua per... Vino! Ita! Oh Mino, non ci credevo che Mino l'Italia l'avesse in mano. Per Mino. Arriviamo sì, da Palmi. Ma Palmi dove è Palmi? Per quello volete vedere Mino. Ma Mino c'è stasera? No, c'è, è un ectoplasma. Italia. Forza Mino! Allora, tu vieni da Viareggio, sei qua per... A parte che per tutti, soprattutto per Gwen, per forza. Gwen Stefani. Tic tac, tic tac, tic tac. C'è la tua donna qua? C'è. Ma quello sei qua per Stefani? Hai visto Mike? No, ho chiappato un mio amico e ho detto fammi compagnia. Tra l'altro 6 ore per arrivare qua perché c'era un incidente, ci hanno mandato fino a Milano. Siamo arrivati adesso. Però la nostra amica Stefani merita. Merita e come? Anche a Londra andrei. Come ti chiami tu? Claudio. Lei ha chiesto di te prima, eh? Ha detto, avete visto Claudio? Chiamala, portamela. Chi sei qua? Hugh Grant. Hugh Grant piace a tutti. Anche a te no, è un vecchione Hugh Grant. No. Non l'abbiamo visto, Hugh Grant, te lo giuro. A parte che mi sta qua, a me sta qua. E voi non me ne laverete più. Quello sì, hai ragione. Sono decisati e basta. Però Hugh Grant, siccome piace molto a mia moglie, quello dico, quello nego, è un pesce lesso, dico bene? No! Allora ragazzi, voi avete un amico dentro nell'Ariston, è lui? È lui. E voi non lo sfruttate? Ma non possiamo. Allora, voi lo dovete odiare profondamente perché non si fa così. Ah, lo so, ha ragione. Pezzali, ciao. Tu, io no. Io voglio tutti. Posso chiedere quanti anni hai tu? 17. Ragazzi, sta fumando? Vabbè. Italia, Italia. Basta, non so più. E adesso creiamo il panico. Allora sta venendo fuori Hugh Grant, vediamo se si prepara il pubblico, attenzione. Eccolo. Hugh Grant, ci sta arrivando, eh. Attenzione, cerchiamo di beccarlo. Eccolo.
Ragazzi, lo scoop, c'è arrivato Hugh Grant. Ciao Hugh, come va? Hugh Grant? Sei Hugh Grant? Non sei Hugh Grant. Abbiamo sbagliato, scusate. Ragazzi, abbiamo uno scoop. Siamo gli unici che stanno beccando Hugh Grant. Sta arrivando, Se si accorge che siamo qua, si incazza da morire. Eccolo, sta andando da Vittorio. Hello you. Non ci ho detto niente, ci ha solo guardato. You Grant, molto meglio io, Sono per i carabinieri. No, davvero. Qua Sanremo è la parte delle cose strane. Tu non sei per i VIP, ma sei per? Per i carabinieri. Però non sono in gran livrea, in gran livrea c'erano solo i poliziotti, li hai visti? Pazienza. Solo carabinieri. Sì. Mi dispiace. Lì dentro c'è Muniz, guardate sto cristiano che fatica deve fare, c'ha 60 kg in groppa, per Muniz per giunta. Stasera, ultima serata, c'è il disastro, siamo su questa piazza famosa, la piazza dei ristoranti. Se voi il prossimo anno venite a Sanremo, sappiate che qua vengono a mangiare tutti nel dopo festival. Ma guardate che disastro di gente. Parlaci di Muniz. Dicono che è un gran uomo. Secondo te? Secondo me è vero. Sì, è vero, ci costa un po', Però odia un pochino che loro sono tutte così. No, da quando porti la fede non più. Ma chi te lo fa fare, dai? Ma io non lo so, me ne voglio andare a casa a dormire, guarda. Me lo fa fare, c'ha 60 kg in groppa. Donne, donne. No. Attenzione, foto di Muniz, fai vedere, dai Deborah. Ragazzi, Deborah c'ha 24 anni, ma di la verità, tu lo conosci Muniz? Hai ragione, vai a dormire, ma ciao. In questa euforia collettiva lui è l'unico che ha capito qualcosa, ciao Sergio Muniz. Mi dico, ma vaffanculo. Voi cosa ci fate qua a guardare Muniz? Merita molto. C'era Cassano, quello di Mattia Bazzara e Muniz. Tu chi butti giù dalla torre? Cassano. Anch'io. Sicuro. L'altra sera, giovedì, eravamo solo noi, mentre serata finale, sabato sera, beccatevi il colpo d'occhio in piazza Brasca. Ciao.